Ciao a tutti, eccoci qua sul canale di Genetic DNA e con questo sesto appuntamento con Dead Space 3. Riprendiamo in un pezzo che avevamo già fatto l'altra volta per rilegare un po' la cosa. Pronti per cagarci sotto con i necrocazzi, i necroporci e chi sono poi? Sostegno alla guerra e la capacità di combatterla stanno qua. Non abbiamo Sono nemici, le sostegno del popolo, il tempo. Rispondi alla mia domanda. Mezzanotte Cosa stiamo 38 del 20 cercando? maggio. Dei marchi. Starai scherzando? Tanto per No, farvi rendere conto di non che ore scherziamo. sono. Chiederò al dottor Serrano di raggiungerti nei tuoi alloggi per spiegarti tutto. Sei completamente matto. Generale, Atmosfera come può buia, aiutarmi? con solo la televisione che fa luce e le cuffie. Bene. Parla Bakker. Abbiamo localizzato una navetta Ciao, da trasporto Bakker. in disarmo, la Crozier. Se la rimettiamo in sesto potremmo usarla per arrivare sul pianeta. Sì. No, troviamo questa navetta e poi ce ne andiamo da qui. Merda, Robert, se non fermiamo i marchi non ci sarà alcun posto dove tornare. Direi che la navetta è comunque la nostra sola possibilità. Dove si trova? Nella nave più grande della flotta, la Terra 9. Terra È 9, parecchio bene. lontano. Beh, Edizione dovevano avere un modo per Terra spostarsi 9. fra le navi. Se è così, lo troveremo. Bene, dobbiamo trovare un sistema per spostarci tra le navi e andare sulla Terra Nova. Ho avuto uno scatto nervoso. Porca di quella vacca Eva. Ma vaffanculo ascensore di merda. Ehi voi. Mamma. Pam. Ti ho preso la gamba e mo me la porto via. Ok, allora, secondo me devo andare dentro lì. Bravo, bene, andiamo. L'ammiraglio Crane si è chiesto Ma di che prepararti. cazzo è? Oh no. Quando il marchio nero è stato riesumato Qui è sulla dove Terra, c'erano i i lanciamissili cosi, Crucis lì, i hanno tolto le necrocosi nostre missioni attaccati psichiche. alla Sembrava generare parete. un'energia illimitata, cosa molto Perché non posso interessante per prendere la questo? sicurezza dell'isola. Si è tentato di replicare il marchio, cercando di comprenderne la tecnologia per ottenere energia illimitata per la razza Non umana. c'è niente qui. Immaginate la sorpresa quando abbiamo scoperto che non erano fonti di energia, ma si limitavano a riceverla da un punto nello spazio profondo. Non capisco cosa stai dicendo. Ristrutturando questo segnale del marchio, abbiamo localizzato un pianeta sconosciuto Culo. chiamato Tau Volantis. Tau Volantis. Speriamo di arrivare all'origine del segnale e di Sì, no, domandare perché poi l'energia. dopo. Se ce la faremo, avremo un futuro migliore Sì, il per futuro tutti noi migliore. Di tua sorella, il futuro l'umanità. migliore. Va, fanculo, va, porco cazzo. Questo maledetto, tua madre. Cazzo di casino stai facendo? Ma perché mettono sta musica del... Ma vaffanculo, va. Oh cazzo. Oh cazzo. No. Merda. Sì, no, perché poi dopo la domanda... Ma la madoncina. Allora? Stasalo! Merda! Stai lontano da me, brutto coso! Ma che cazzo vuoi? Porca troia! Boh! Finiti? Ok! E vaffanculo pure te! Cos'è questo? Boh, non so. Ma che cos'erano quei cosi strani? Erano diversi da... No. Tu, vieni qui. Oh, che schifo. Andiamo a fare un giretto. Dai, andiamo a fare un giretto. Ti faccio vedere cosa c'è fuori dalla finestra. Guarda. 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 E guarda, stupido coso. Vaffanculo.
Bene. Ora, ci sono due porte. Di lì e io vado di qua. E ho fatto bene. Guarda qua quanta roba che c'è. C'è uno stronzo qua per terra. Quello, quello, boh, non lo so. Uno schema. Perfetto. Tu. Tu. Ok. E ora andiamo di là, per forza. Voilà, che figata. Cosa c'è lì per terra? Una scarpa. Qualcuno vuole una scarpa? È firmata, eh. Bene, siamo ritornati in questo punto. Vaffanculo, Troia. Gli altri? Me ne vado per un po' e ti fotti quell'altro. Zoccola. Subito. Abbiamo trovato un vassello di manutenzione, una lancia. Non ha autonomia né velocità, ma può raggiungere le navi più lontane. Ecco, adesso invio le coordinate. Ora andiamo alla navetta, così potremo tornare a casa. Cazzo vuol dire? Noi non torneremo. Non ha velocità. Ehi, prima raggiungiamo la navetta, poi vediamo cosa fare. Io adesso vado a dare un'occhiata a questa lancia. E andiamo a vedere la lancia. Se l'Alfa Romeo va bene lo stesso. Non deve essere per forza una lancia. Vabbè, battuta del cazzo. A quest'ora le battute. Sì. Allora, vediamo di fare qualcosa qui. Potenziamento, sì, creazione. Tu, potenziamento, gettata, ricarica, caricatore. Va. Aumentiamo il caricatore, va. Anche se forse era meglio la gettata, però vabbè, chi se ne fotte. Poi, tu... Vediamo un po', mettiamo via quello, poi questo, questo, sì, creiamo questo, tac, tic, cassaforte, perfetto, poi potenziamento, creazione, ok, creazione, ok, abbiamo creato un'arma, bene. Adesso però io la voglio. Dove cazzo sei? Tu. No. Tu. Ah, sono di là. Questa. Bene, vediamo se l'abbiamo equipaggiata. Là, eccola qua. Paffette, piffette, puffette. Arma potente, l'arma potente, che poi tra l'altro la lama è quella più potente, quindi non capisco perché era tanto per far qualcosa. Andiamo. E vai così. Ecco qua. Cosa facciamo qui? Ci cambiamo la tutozza, ci cambiamo la tutozza. Dai, 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 dai. Figo, 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 che bello. Questa no. No, questa mi piace. Questa, dai, prendiamo questa. Mi sembra fica, mi sembra gnocca. Cambiamento tutto in corso. Spogliatoio. Ma che gnocca sta tutta col pelo e tutte le... Bene. Però adesso ora dobbiamo potenziare questa tutozza. Ok, qui. Poi, questo. Poi, questo. Poi,
questo. Ok, cerchiamo di dargli una un potenziamento un po' lineare. Poi tu, merda, e tu, ok, questo posso farlo e questo posso farlo. E vai così. No, non posso. Vabbè. Voilà. Oh, guardate che figata la mia tutozza. Con i disegni bianchi, il pelone sul collo. Cazzo vuoi? Perché mi contatti su un canale privato? Appunto, che cazzo vuoi da me? Da che parte stai? Ci sono più parti ora. So che voi stavate, ma ora lei è mia e l'amo troppo per lasciarle fare così. Bla bla bla, fotiti. Se ha ragione, se questo è il pianeta natale del marchio, forse possiamo porre fine a tutto. Senti, questo. Ascolta, sappiamo entrambi come finirà. Se avessero trovato un modo per fermare i marchi 200 anni fa, non credi che saremmo tutti al sicuro? Non ha senso. No, ho capito, credi che tu e lei... Beh, scordalo. Ti ha dimenticato, ok? Che cazzo vuoi? Cioè... Tu pensa... Sto faccia di merda. Vabbè. Continuiamo. Ehi, si va all'esterno, che bella temperatura. Ok, dovremmo raggiungere la lancia. Che cazzo è sta lancia? Dov'è? Che cazzo? Ok, eccola lì. Il mio rig rileva una specie di messaggio in loop. Sembra sia codificato. Proviene dalla nave di ricerca CMS Grilli. Potrebbe essere importante. Vedrò di capirci qualcosa. Isaac, chiudo. E bolla Grilli. Fanculo. Eccoci qui sulla lancia, dovrebbe essere questa cosa. Quindi dobbiamo raggiungere la Terra Nova. Ora entriamo qui. Che figata. Beh, è lampeggia. Sicuramente è lì che devo andare. Esatto, eccola qui. Vabbè, questo è qua. Prossima fermata, Terra Nova. Ehi. Voilà. Sono dentro la Terra Nova. Da che parte è la navetta? Santos, cosa dicono i registri di manutenzione? Solo che la navetta era stata ritirata. Volevano smantellarla. Grande, quindi nessuno sa niente. Devono esserci dei registri di spedizione più dettagliati. La trovo io la Terra Nova. Sì, sì. Voi state pure lì a fare un cazzo, tanto io vado in giro con i miei amici necrocazzi. Tranquilli. Sono abituato ormai.
Ma che cazzo? E dai. Capitolo 5, Terra Nova, ma porca troia, ho 350 calci per riuscire a... Qui c'è un ascensore. Bene, bene, bene. Cerchiamo sta navetta. Eccoci qui. Ma porca, ma vaffanculo, va. Ascensore di merda. Vaffanculo. Si sa mai. Attenzione, riserve energetiche in standby. Funzioni cargo disattive. No. Ma vaffanto. Cazzo, c'hanno pure la musica qui dentro. Ma che cazzo. Registratore operativo. Tutti sì. Pronti per la decelerazione. Ok, Edwards, al tuo segnale. Ricevuto, Val. Finché siamo sul ponte, vedi di chiamarmi comandante. Come vuoi, tesoro. Ho pulsori di frenata attivati. Oh, piano. La Lovebot è a destinazione. Grazie a tutti per aver volato sulla Terra Nova e benvenuti nel buco del culo dell'universo. Ok. Il buco del culo dell'universo. Avvisa l'ammiraglio Graves. Fichissimo. Al centro di carico. Ora gestisci tu le operazioni. Prepariamo le navi. Chiudo la registrazione. Ok. Ehi, sei vivo? Basta dormire, svegliati! È morto. Vabbè. Bene, bene, bene. Tacchete, trucchete. Poi, vediamo un po' cosa c'è qua in giro. Allora, da qua lo so che sono appena arrivato, ma volevo andare un momentino. Ecco, a controllare se quello era ancora vivo. Lo so che l'ho calpestato prima, ma fidarsi qua. Ciao. Violiamo questo coso. Sicuramente sbaglierò. Miracolo. Sembra che la navetta sia nel settore di pompa della nave. Invio i dati ai localizzatori. Basta che ci porti a una rotta commerciale. Se riusciamo a ripararla. A giudicare dai dati si tratta di un ferro vecchio. Possiamo sistemarla, vero? Qui siamo circondati da pezzi di ricambio. Ce la posso fare. Sì, certo. La metteremo a posto. Se lo dici tu. Mettiamola a posto. Però la mettiamo a posto la prossima volta. Perché non ho tempo. Bene ragazzi e ragazze, questo gameplay finisce qui, vi aspetto al prossimo, ciao ciao da Genetic DNA.